università che ha, diciamo, un'anima sicuramente internazionale, ma che con la sua scuola di management sin dalla fondazione ha avuto e presidiato la missione di contribuire allo sviluppo della classe dirigente del paese e migliorare la qualità del management delle nostre aziende. Nel 2021 abbiamo festeggiato i 50 anni della SDA Bocconi con la sua sede adesso peraltro nuova nel campus di Via Sarfatti 10, e quindi questa missione svolta negli ultimi 50 anni, il progetto per i prossimi 50 è di espandere ulteriormente la nostra capacità, l'incisività sulla qualità del management delle nostre aziende, contribuendo anche alla crescita e allo sviluppo di un'area del paese da cui noi tanto abbiamo preso, anche sotto forma di docenti e ricercatori che sono venuti a lavorare in università e nella scuola di management e che adesso si mettono a disposizione della classe manageriale delle imprese del centro-sud. Roma, per definizione, ovviamente può rappresentare un presidio logistico ideale, e quindi abbiamo deciso di finalizzare una serie di progetti che già avevamo in essere a Roma, in particolare un programma Executive MBA, attraverso l'apertura di una sede dedicata. Il primo è stata una scoperta molto piacevole, nel senso che la metodologia che loro hanno adottato con noi è stata quella di coinvolgerci sin dall'inizio, cercando soprattutto di ascoltare, molto più che di imporre un loro modello di stilistico, di ascoltare le nostre esigenze, le nostre visioni e anche l'idea che avevamo di scuola a Roma, sapendo che partivamo da un vincolo importante, cioè quello di dover utilizzare un palazzo che è stato progettato nel 1906, se non vado errato, è stato ripensato nel 1939 o 36, non ricordo, da un architetto romano, Brasini, e che quindi per la sua parte esteriore peraltro è estremamente vincolata, quindi l'innovazione che si doveva fare al più era negli spazi all'interno. Questo mix di loro capacità di ascolto e sicuramente anche di indirizzo e la nostra idea di innovazione nella didattica che è maturata in questi anni e che si è sviluppata ulteriormente a seguito della pandemia per evidenti ragioni, ci ha portato a progettare gli spazi che in realtà sono degli, adesso lo dico anche se non posso svelare nessun segreto, dei non spazi, nel senso che quando si entrerà nella sede di Roma si percepirà tanta tecnologia, si percepirà tanta innovazione all'interno, pur preservando invece l'esteriore sia del palazzo sia del giardino, ma all'interno soprattutto la prima percezione sarà di un vuoto che riempiremo di volta in volta con degli oggetti che abbiamo fatto progettare ad hoc in funzione anche delle esigenze della didattica e dell'iniziativa che ogni volta si dovrà realizzare in quello spazio. Idealmente a regime, probabilmente forse Roma, la sede di Roma ci consentirà di fare più sperimentazione di quanto ce ne consentono le aule, per quanto nuove, ipertecnologiche che abbiamo nel nuovo campus, se non altro perché, essendo praticamente vuote, sono anche per definizione estremamente flessibili.